Bella ragazzi, qui Pazzi e benvenuti oggi in questo mio nuovo video di Black Ops 2. Oggi sono qui per portarvi questa grandissima partita. No, scherzo ragazzi, questa ottima partita dopo veramente tanto tempo che non vi portavo qualcosa di decente di Black Ops 2. Quindi niente, vi introduco un attimo la partita prima di parlare un attimo di ciò che vi voglio parlare più avanti nel corso del commento. E quindi oggi vi introduco questa partita brevemente. È un 68-0, ragazzi. Giocato con l'MSMC, silenziato, FMJ e impugnatura. E andiamo a fare le stragi. E non utilizzavo ricompense supporto, utilizzavo solamente il Visate, che è quello che utilizzo anche quando vado in bagno. E utilizzavo l'attacco fulmineo e il Lodestar. Quindi niente ragazzi, detto questo, ho deciso di portarvi questa partita, a parte che è un'ottima partita a mio avviso. Ovviamente si vedono anche partite da 150-0, però purtroppo non sono così buggato. E mi è piaciuto anche perché ho fatto il nuclear. Vedete che ste cuffie di mescolo. Oh. Ho fatto infatti 7-8 gunstake di inarrestabile. E infatti mi è veramente piaciuta questa partita, anche perché è stata giocata abbastanza velocemente. Per dirvi un attimo, oggi ho avuto ragazzi l'esame scritto di tedesco, quindi tranquilli ragazzi, mi è andato secondo mio avviso molto bene. Però quando io dico sempre molto bene, giustamente prendo 5. Quando invece dico magari fatto schifo, per magari dire ho preso 7, prendo sempre 5. Quindi questa è la legge di tutti gli studenti. Quindi niente ragazzi, oggi sono qui per parlarvi in generale, visto che molti mi hanno chiesto che cosa comprassi io come console, che giochi prenderò più avanti, eccetera, eccetera. Questo video lo farò apposta per parlare di questo, anche perché è veramente tanto che dopo il video di Pippo che non vi portavo un video fatto bene. Infatti ragazzi, per quelli che hanno visto il video precedente, l'ho tolto, l'avevo lasciato tipo nemmeno un'oretta su, perché non mi piaceva, non mi piace fare le cose a caso, preferisco farle seriamente. Quindi niente, aspettate un attimo che tiro su un attimo una cosa. Ecco, in questa partita ho fatto anche un paio di feed, se non sbaglio una tripla e cose simili. Quindi niente ragazzi, per rispondere a tutti, la mia console sarà la PlayStation 4. Sono nato, cioè sono nato adesso, non è che quando avevo un anno avevo già la PlayStation, però da quando ho 6 anni io gioco sempre alla Sony, alle console della Sony. Quindi sicuramente proseguirò anche con quelle, perché sia per joypad, joystick, come volete chiamarlo, per comodità, eccetera, io mi trovo sempre, sempre, mi sono sempre trovato meglio con la PlayStation 4, anche perché l'Xbox l'ho avuto un paio di giorni e ad un mio amico me l'ha fatta provare e non l'ho praticamente toccato, ho toccato 2 ore mi pare, ma ha fatto, cioè non mi piaceva e l'ho lasciata lì. Quindi niente ragazzi, per introdurvi un attimo una cosa, volevo dire che vi ringrazio per il sostegno che mi avete dato. Non ho potuto rispondere a tutti perché ero via per il video di Pippo. Sono stato veramente, cioè io e la mia ragazza siamo stati veramente, perché eravamo entrambi molto legati a Pippo, sono stati molto colpiti da soprattutto persone che mi dicevano: Paraz, ti voglio bene, anche se non mi conoscono effettivamente di persona. Però veramente vi ringrazio di cuore ragazzi, perché sinceramente non mi aspettavo certe persone che commentassero in questo modo, ma veramente vi ringrazio col cuore. Quindi detto questo ragazzi, oggi vi introdurrò, come avete letto dal titolo, le prossime uscite dei videogiochi e quelle che comprerà il buon Palaz. Allora, il buon Palaz prima di tutto si è reso conto di una cosa: io ho sempre saputo che PES 2014 usciva intorno agli inizi di ottobre, 5, 6, 10 ottobre, una cosa simile. Quest'anno ho visto che esce solamente per PlayStation 3, perché per PS4 non c'è ragazzi, e non so se anche per Xbox One. L'hanno fatto uscire il 17 settembre. Questa è solamente una piccola parentesi. Quindi detto questo ragazzi, i giochi che io andrò a comprare nel corso di quest'anno, anche perché quelli del 2014 non li so ancora ragazzi, non sono un mago, saranno sicuramente 4. Allora, prima di tutto abbiamo FIFA 14, che questo ragazzi si piglierà per forza. FIFA, secondo mio avviso, anche se i video di FIFA li portavo all'incirca 6-7 mesi fa, sarà il gioco che io non mi stuferò mai di esso. Veramente tutti i pucci lì, anche a 30 anni, dopo che torni dal lavoro, ti siedi lì, bello comodo, ti fai quelle 2-3 partitine che ti rilassano. E non a Call of Duty, che
magari sei stanco, stressato dopo una giornata di lavoro e torni e smadonni ancora di più. Quindi FIFA 14 sarà il primo gioco che prenderò. Il secondo gioco che prenderò, ragazzi, che ho già prenotato, giustamente, è Call of Duty Ghost. Non so dirvi tutte le cose, tutte le informazioni, perché so che le avete già viste, perché purtroppo sapete tutti cosa mi è accaduto in quest'ultimo periodo e non mi sono abbastanza informato. Comunque sta di fatto che io l'ho prenotato e lo avrò, perché il mio canale sarà sempre, sempre e sempre basato su Call of Duty. Ma dopo vi dirò una cosa. Il secondo gioco che andrò a comprare, no, il terzo gioco che andrò a comprare, ragazzi, sarà Battlefield 4. Un altro gioco che mi ha impressionato veramente tanto è stato appunto questo titolo. Veramente, ragazzi, sono riuscito a vedere le informazioni, video, trailer, eccetera, di Battlefield. Veramente mi ha impressionato molto. Mi è veramente piaciuto soprattutto. Vabbè, la grafica è sempre stata superiore a Call of Duty, ma quest'anno veramente eccezionale, una cosa mostruosa. Il quarto gioco che andrò a prendere, che penso molti compreranno, è Watch Dogs. È un titolo che ho seguito tramite Ron e anche tramite altri commentatori americani. Mi ha veramente colpito un sacco, ragazzi. Non pensavo fosse veramente un gioco così bello. Poi magari lo vado a prendere, è una cagata assurda, ma non penso. Infatti l'ho già prenotato perché devo averlo per forza nella mia libreria di quei 5-6 giochi cagati che mi sono rimasti. Mi ha impressionato anche adesso veramente tanto, ragazzi. Quindi sicuramente ve lo farò avere. Il quinto gioco che non sarà per PS3, per PS4, ma sarà solamente per PS3, sarà GTA 5 che ho già prenotato e che me lo regalerà una buona anima pia della mia famiglia che mi ha già detto che me lo regalerà se supererò gli esami, che devo superare, non è un se, un ma. Quindi niente ragazzi, questi qui sono i 5 giochi, a parte uno che è della PlayStation 3, che avrò per la mia nuova console e vi dirò anche che il mio canale in futuro sarà basato su puntini puntini Call of Duty, come sempre, ragazzi, perché uno nasce tondo, non muore quadrato. Sarà sempre, sempre, sempre basato su Call of Duty. Quindi il 70-80% dei miei video sarà sempre basato su Call of Duty. Spero che la quarta, in teoria, dovrebbe essere così un po' più semplice della terza. Quindi dovrei avere più tempo perché avrei in mente di farvi 3 video a settimana. Giustamente di quei 3 video a settimana, ragazzi, spero di farvi avere un 2 su Call of Duty sicuramente e uno magari a scelta, non so, vi faccio vedere un po' l'online di Battlefield 4 per chi magari non ce l'avesse subito al lancio, vi faccio magari vedere un po' di missioni di Watch Dogs, magari anche adesso, il 17 settembre che esce GTA 5, vi faccio anche vedere un po' di missioni, eccetera, eccetera. Un'altra cosa, ragazzi, vi volevo ringraziare un mio amico. Che è Cola, che è Gabriele. Pensavo fosse sinceramente un'amicizia solo grazie a YouTube, ma mi è stato veramente molto vicino dopo il fatto di Pippo. E oltretutto mi ha fatto anche il BG ed è veramente, ragazzi, un signor designer. Quindi, ragazzi, vi prego di andarvi a iscrivere nel suo canale, lo trovate in descrizione. Quindi, ragazzi, se volete un BG, un intro, un uccello, un paguro di legno, chiedete a lui che sicuramente ve lo farà. Quindi ragazzi, andate sotto il suo ultimo video e ci scrivete da Palaz, vi prego. Quindi niente, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commentino e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzoni, fatemi vedere che ci siete, eh? Bella!